Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Voteremo convintamente contro la fiducia a questo governo che in questi mesi non ha fatto assolutamente nulla. Presidente Letta, è difficile trovare parole e argomenti per descrivere l'attuale situazione politica. A cominciare da questo ennesimo dibattito sulla fiducia, le larghe intese all'italiana hanno prodotto minimi risultati. La stabilità del suo governo ha raggiunto, effettivamente ieri ce l'hanno confermato anche i dati, la stabilità della recessione. La realtà di questo paese è che i disoccupati aumentano, i cassaintegrati aumentano, i poveri aumentano, gli immigrati clandestini aumentano, gli emigranti italiani aumentano. Ma la medicina che lei ci propone? Riforme politiche e sociali, Europa e riforme costituzionali. Noi della Lega ci siamo dall'inizio messi in un atteggiamento di sfiducia nel merito, ma di fiducia per quanto riguarda il percorso delle riforme che abbiamo appreso oggi, riparte totalmente da zero. Ha proposto di riformare radicalmente la Costituzione. Siamo assolutamente d'accordo, eravamo talmente d'accordo che faceva esattamente parte della riforma della devoluzione su cui lei è andato al referendum, sicuramente lei e tutti i membri del Partito Democratico a votare contro. Presidente Letta, deve spiegarci che cosa cambia rispetto a ieri e perché ora dovremo darvi la fiducia. Oggi si è spinto anche a paventare una mini ripresa economica che sta per arrivare. Ma chi volete prendere in giro? Il suo è diventato il governo a tutti i costi e state inanellando tutta una serie di provvedimenti e misure inutili con fiducie ormai settimanali. Presidente, abbia il coraggio di tagliare le pensioni d'oro, di tagliare del tutto il finanziamento pubblico, abbia il coraggio di applicare i costi standard. La gente non vuole questo euro che ci è stato imposto ed è stato un fallimento. La gente vuole l'Europa dei popoli, non delle nazioni, un'Europa delle autonomie, un'Europa che difende i nostri prodotti. La cosa peggiore è che vi siete dimenticati non solo i poveri, non solo le imprese e tutti gli italiani in patria, ma anche i nostri soldati. Voteremo con convinzione la sfiducia al vostro governo, governo che ha portato l'Italia nel baratro. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.